Luigi Cerrone, tifoso dell'Aquila Rugby, sei reduce dalla trasferta di Rovigo, una trasferta che ha portato al rinnovamento di un importante gemellaggio. Esatto. Siccome è nato questo connubio, grazie agli amici di Rovigo, cioè loro l'anno scorso ci offrirono il viaggio per andare su a Rovigo, con le vicissitudini del terremoto, ci sono stati molto vicini. Noi naturalmente siamo andati su e stando con loro. Abbiamo compreso la loro proprio il trasporto, proprio più che un gemellaggio è proprio un'amicizia immensa, che naturalmente il rugby ha anche queste doti. Naturalmente siamo riandati anche quest'anno e loro sono stati carinissimi come al solito. Tant'è vero che ci volevano rioffrire il viaggio per andare su a Rovigo. Noi abbiamo accettato e non abbiamo accettato, nel senso che abbiamo accettato, ma l'offerta, il pensiero del Rovigo l'abbiamo rigirato nell'acquisto di un defibrillatore per la polisportiva L'Aquila Rugby. Per la polisportiva e appunto Per il sono settore state giovanile. per il settore giovanile, quindi per tutte le under e più la squadra Esatto. anche femminile che sta giocando appunto l'accesso allo scudetto quest'anno, Esatto. si giocherà lo scudetto anche quest'anno. Soltanto c'è stata, oltre alla donazione degli amici delle Post Rossoblù, c'è stata anche un'altra donazione per una casa di cura dell'Aquilano. Sì, praticamente un mio sponsor del Rovigo si è fatto offerente, ha donato sia alla direzione didattica di Paganica, che è una scuola dell'infanzia che sta qui al progetto Case di Bazzano, ha offerto 300 pannolini e in più alla casa di riposo di Fontecchio. La domanda è d'obbligo, l'Aquila Rugby è anche gemellata con l'Atalanta, questo gemellaggio Esatto. nato subito dopo il terremoto, un gemellaggio strano e bello allo stesso tempo, interdisciplinare. L'Aquila Rugby è anche diciamo, vicina al caso Morosini e specifichiamo che la questione del defibrillatore diciamo, era nata prima della scomparsa di Pier Mario. Esattamente, il caso ha voluto che tutto potrebbe far pensare al fatto del defibrillatore per la morte di Morosini. Invece noi l'avevamo deciso già prima che accadesse questa immensa tragedia. Tragedia. Poi mi sto facendo promotore, sono veramente 2 anni che sto cercando di portare il vecchio cuore nero-verde a Bergamo. Per stare con loro, proprio vivere la partita con loro, ringraziarli per quello che ci hanno dato in questi anni dopo il terremoto. E come hai detto tu, Alessia, il connubio rugby-calcio, che diciamo, potrebbe sembrare un fatto strano, ma siccome loro, come quelli del Rovigo, si sono dimostrati grandissimi e ci sono stati vicini appunto dopo il terremoto, sia a livello umano che economico.